di questo comunicato stampa che vi è stato consegnato, come ci ricordava il Presidente, c'è uno slogan, possiamo dire così, che è oltre la maglia. Questo è molto importante perché vuol dire per noi che questo modo di sostenere questa gloriosa e importante società calcistica è un modo anche per dimostrare la vicinanza di questa banca locale a questo territorio. Noi per il secondo anno di seguito siamo main sponsor della Provercelli. Noi consideriamo un grande valore avere il nostro brand, il nostro marchio, questa importante banca locale vicino a questo marchio di questa importante squadra di calcio. E come dicevo, questa nostra iniziativa, questo nostro intervento va oltre la maglia, vuole veramente definire un evidente segno di attenzione che la banca dà a questo territorio. Su questa cosa vorrei fare solo due riflessioni. Una è questa: perché il segno di attenzione su questo territorio viene dato attraverso la squadra di calcio, perché si poteva fare anche attraverso altre modalità, ma si potevano sostenere altre iniziative. Innanzitutto devo dire che i rappresentanti del territorio, la provincia in primis, sono stati un po' lo sponsor dello sponsor, se posso dire, cioè nel senso che già dall'anno passato l'amministrazione provinciale ha sostenuto in maniera convinta questa necessità definire un accordo fra la banca del territorio e la squadra di calcio del territorio. Dicevo, noi abbiamo scelto la Provercelli perché abbiamo la convinzione che non parliamo soltanto di una squadra di serie C2, oppure adesso si chiama di seconda divisione, ma parliamo di una squadra che milita in seconda divisione. Noi tutti speriamo che... Io ricordo che in una conferenza stampa che facemmo l'anno scorso, io feci questo augurio, dissi poi alla fine, insomma, nel calcio poi i successi si misurano con i risultati. E lo dobbiamo rifare anche quest'anno sicuramente. Però sappiamo che la Provercelli è una squadra che oggi milita in seconda divisione, ma che raccoglie intorno a sé, al di là, voglio dire, della storia, del blasone, che sono cose importanti, poi può darsi che una volta le aveva, poi le perde per strada, nessuno se ne occupa più perché magari tutti si preoccupano di altre cose. È una squadra che a questo storico blasone continua a collegare un grande interesse della comunità, secondo gli enti locali, la stampa, la gente, i cittadini, i tifosi sono numerosi. Adesso magari mi immagino che i tifosi saranno, come capita dappertutto, arrabbiati, quando i tifosi sono arrabbiati se la prendono con i giocatori, con l'allenatore, poi se la prendono anche con il presidente, con i soldi, poi se la prendono anche con lui, così funziona. così funziona. Però il consenso, che magari oggi può essere anche una critica, può essere anche una momentanea disattenzione alla squadra, questo bisogna metterlo in conto, perché i tifosi sono fatti così, i tifosi pagano i soldi per il biglietto, vogliono vedere la propria squadra che vince, quindi quando questo non succede hanno delle reazioni che sono normali, però noi siamo sicuri che il livello di affetto che questo territorio porta nei confronti della squadra, come dicevo prima, va anche al di là del fatto che oggi parliamo di una squadra che milita in seconda divisione. Quindi il primo motivo che ci ha indotto a confermare anche questa importante sponsorizzazione è che noi siamo convinti che utilizzare la Provercelli per portare avanti il nostro brand, il nostro marchio, significa anche dimostrare che questa banca, che è la banca di casa, la banca dei vercellesi e dei biellesi, agisce tramite la Provercelli in maniera concreta nei confronti del territorio. In relazione a questo voglio fare una seconda considerazione, che è questa: il Presidente nella sua introduzione
detto che bisognava ringraziare Liberbanca perché dava delle cose al territorio. Liberbanca ha una grande responsabilità, sa che deve dare delle cose al territorio perché da questo territorio prende. Liberbanca è una banca che oggi è prevalentemente in due province, gli utili che Liberbanca realizza derivano dal business che si svolge in queste province. Liberbanca oggi ha 105 filiali, 96 sono la provincia di Biella e di Vercelli, quindi potremmo dire che fatto 100 il forse il 95-90% del nostro business si sviluppa su questi territori e io credo che sia un dovere di tutti gli operatori economici dei territori avere sempre chiaro questo aspetto, cioè che esiste sempre un collegamento fra l'attività che si svolge e il territorio significa le aziende, significa le famiglie, significa gli enti, significano i nostri clienti, significano quelli che anche non sono nostri clienti. E da questo territorio noi traiamo il valore, traiamo la ricchezza che viene destinata a pagare i dipendenti della banca, i quali essi stessi sono in larga misura residenti in questo territorio. Quindi diciamo questa ricchezza viene data a questi dipendenti di Liberbanca che poi a loro volta in grande misura la riversano nuovamente sul territorio, essendo prevalentemente vercellesi e biellesi. Significa dare anche un utile e un guadagno agli azionisti di Liberbanca, come voi sapete sono le due storiche fondazioni delle casse di risparmio, la cassa di risparmio di Vercelli e la cassa di risparmio di Biella e il Monte dei Paschi di Siena, che quest'anno abbiamo voluto con piacere fare apparire in questo brand di sponsorizzazione, con il marchio di sponsorizzazione della Magna. Però io credo che chi opera in un territorio e da questo territorio trae profitto ha il dovere di destinare una parte di questo profitto nuovamente al territorio, al di là del fatto che viene dato ai dipendenti che abbiamo detto che magari sono vercellesi e biellesi, al di là del fatto che una parte viene data come forma di utili alle fondazioni che se stesse sono sul territorio e a loro volta lo riversano, riteniamo che queste iniziative siano anche una testimonianza concreta del fatto che noi abbiamo una convinzione agire responsabilmente sul territorio svolgendo un'attività imprenditoriale significa anche sostenere queste attività. Io devo dire che noi siamo molto convinti di questa cosa, il motivo per cui l'abbiamo rifatta anche quest'anno. E per una banca come la nostra questa sponsorizzazione è una sponsorizzazione importante in termini finanziari, rientra nel first ranking, cioè la nostra banca ha due sponsorizzazioni di questa importanza, una riguarda Vercelli attraverso questa iniziativa e una riguarda Biella, collegata anche lì a un'iniziativa di tipo sportivo. Quindi qui emerge un ulteriore elemento, cioè il fatto che nell'ambito delle cose che si possono fare noi riteniamo lo sport un veicolo fondamentale per lo sviluppo dei territori, per far crescere i giovani, per portare avanti quei valori a cui veniva anche prima fatto riferimento, che sono collegati alle attività sportive. Noi siamo convinti quindi di aver fatto anche quest'anno un buon investimento, nel senso di far viaggiare il nostro marchio, ma di aver dato anche una risposta al territorio vercellese attraverso questa iniziativa, che peraltro non è unica, questa è molto importante per il porto e anche molto evidente, no? Perché si vede che Liberbanca anche nel settore sportivo ha sostenuto sostiene altre attività sportive che avvengono sul territorio vercellese, inizia la scherma, una grande tradizione, è una grande storia. Noi pensiamo quindi di aver fatto una buona operazione. E poi se ci fossero anche risultati saremmo ancora più contenti. Questo non dipende da noi, non dipende perché quello che potremmo fare non l'abbiamo fatto. Poi dico che alla fine dipenderà sempre da qualcuno, perché ogni cosa dipende poi sempre da qualcuno, se sia successo, se non sia successo, se si vince o se si perde, io parlo del lavoro che faccio io, beh poi alla fine dipende da qualcuno. È chiaro che come avviene nelle nostre attività, nell'attività imprenditoriale, quella che dirigo io, quella del presidente Paganoni, ci sono gli altri, c'è il mercato, quando si fa l'imprenditore, ci sono le altre squadre quando si gioca a calcio, e dico che non bisogna mai mollare, quando se si fa un nuoto, sia se si fa il calcio, bisogna avere grande rispetto
degli avversari, però bisogna avere anche la determinazione, la convinzione che non ce la stessa la possa fare. Questa cosa viene fatta per vincere, perché sennò... Oh, yeah.